Fiorella Bonfanti, sì, della AMG Academy, esatto, questa volta tappa a Lecce per questo, sì, torneo abbastanza importante, insomma, sì, che ha attratto anche numerosi visitatori. Sì, sì, quarta tappa delle 5 che ho organizzato in Italia, prima tappa a Giussano, abbinata a Saranno Famosi, CT Arezzo, Napoli, Accademia di Abruzzo, Ostasia Lecce, la prossima sarà New Penta a Roma. Bel numero di ragazzi, mi sembra 100-110, ottimo spirito, ho visto dei bei match sia da ragazze che ragazzi. Vincono i vincitori, hanno un premio di valore di $1000 per andare a fare questa esperienza, il master finale Discovery a giugno in Accademia, a Bradenton, presso Nicolettieri Academy, il AMG con le altre 8 discipline. I finalisti vincono anche loro un voucher di valore inferiore 5,60, i semifinalisti 2,50 cada uno. Ripeto, ho visto begli incontri, bellissimo il centro e aspetto il maggior numero possibile di ragazzi al master finale di giugno alla Bollettieri. Io sarò presente, partirò da Milano con un gruppo, alcuni sono già registrati qua a Lecce, partiranno a Lecce con le mamme e sarà una bellissima opportunità perché la settimana sarà sviluppata sull'allenamento, le partite del master, l'allenamento, la tenuta mentale, la tenuta preparazione atletica, quindi tutto verterà attorno al match, alla partita. E good luck to everybody. Questo vostro format, come, sì, si è sposato, almeno da quanto ha potuto vedere lei, sì, con il CT di Lecce? No, benissimo, perché conoscendo la realtà americana, questa apertura mentale che hanno nel far vivere questa esperienza ai loro ragazzi, qualunque età, dai 12 ai 16, è piaciuta molto la proposta e l'hanno accettata. Secondo me l'apertura mentale del circolo, dei maestri, del presidente, anche del comitato regionale, aiuta molto a far crescere i ragazzi, perché una volta che escono vedono quello che c'è fuori. E l'anno scorso i partecipanti del master dell'anno 2018, due hanno raggiunto il terzo posto, under 12 e 16. Hanno perso tutti, erano i 16, però nonostante la sconfitta hanno riconosciuto, abbiamo giocato il nostro miglior tennis, non abbiamo mai trovato avversari così forte, ci siamo divertiti e questo l'ho trovato lo spirito giusto. Presidente, tutto pronto, qui ci sono anche i trofei per questo torneo internazionale al CT Mario Stasi, insomma una bella kermesse. Un bellissimo torneo, devo dire, con grandissime presenze, giocatori fortissimi, abbiamo una finale under 16 con 2-8 che stanno facendo una partita veramente stupenda e abbiamo la soddisfazione di avere Giorgia Stick in finale nell'under 14, che è una nostra atleta, ha già vinto l'under 16 pur essendo under 14, ha fatto quindi un grandissimo risultato, se riuscisse a fare l'accoppiata sarebbe davvero straordinario. Dobbiamo ringraziare l'organizzazione di Nick Bollettieri perché ci ha consentito l'organizzazione di un torneo veramente ben riuscito e che ha visto atleti di tutta la regione darsi battaglia. Devo dire anche il tempo è stato per noi propizio perché le giornate di ieri, di oggi, semifinali e finali sono state davvero stupende. Quindi devo dire grande soddisfazione per questo torneo.